Abramo Massalongo nasce a Tregnago nel 1824 e si spegne dopo soli 36 anni nel 1860 a Verona, lasciando di sé un'immagine molto sentita in tutto l'ambiente naturalistico, immagine che ancora oggi rimane famosa anche al pubblico dei non specialisti. Abramo Massalongo è un paleobotanico, ci interessa cioè dei fossili di piante, in particolare delle piante di bolca, e studia anche i licheni. Vediamo già in questo un interesse verso un fatto particolare, le origini della vita. Per tutta la sua carriera, questa ricerca di ciò che sta alle origini ne caratterizzerà gli studi. In una prima fase, il Massalongo si caratterizzerà per aderire al progetto di riforma della cultura italiana che, per semplificare, possiamo chiamare neoguelfo. Dunque, l'identità della nazione nascente si forma anzitutto attraverso un intervento culturale. Intervento culturale che vede le scienze naturali al primo posto. Le scienze naturali che hanno riconquistato, grazie alla scuola francese, il metodo empirista di Galileo, sono in perfetta consonanza con la tradizione cattolica. E il cattolicesimo è l'elemento base su cui si costituirà la nuova nazione. Il faro di queste personalità in quell'epoca è il Gioberti, che immagina un'Italia unita in una confederazione guidata dal Papa. A queste idee anche il nostro Massalongo si rifarà, soprattutto quando assumerà la cattedra di scienze naturali all'allora Imperial Liceo Ginnasio di Verona. Certamente non erano idee che si potevano manifestare pubblicamente in un ambiente dominato dal regime austro-ungarico. Massalongo però vi rimane fedele fino alla fine. Una testimonianza di questa sua adesione ci viene dal suo libro sugli orsi fossili del Veronese, dove esplicitamente, nel raccontare la storia geologica del Veneto, cita proprio le posizioni neoguelfe e l'idea che l'Italia abbia bisogno di una sola guida, un solo pastore. Più tardi, quando fonderà questa rivista Libis, il Massalongo passerà oltre e aderirà a una particolare teoria sull'origine della vita nata in Francia, che è quella del trasformismo limitato. Le piante e gli altri esseri viventi non sono fissi così come li ha creati il Dio nei sei giorni della creazione, ma le specie possono mutare. Questo, dal punto di vista della storia generale del pensiero, è il contenuto più importante della sua più grande opera, Studi sulla flora fossile delle Marche e di Senigallia. In quest'opera egli aderisce a queste prime idee che ci porteranno pochi anni dopo alla pubblicazione dell'opera di Darwin sull'evoluzione. Certamente non possiamo identificare nel Massalongo un evoluzionista, ma certamente egli ci dà l'idea della complessità del quadro naturalistico in Italia a metà 800.